Grazie Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi. La sua informativa ci lascia molti dubbi, molte zone d'ombra. Sulla ricostruzione dei fatti e sul cui protest è stato oggetto di una narrativa seguita da tanta stampa, da tanti esperti del settore, non si capisce però come mai gli ispettori dell'OPAC siano arrivati dopo l'attacco di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia e non prima. Allora, se si voleva accertare quello che effettivamente sul campo era avvenuto, probabilmente gli ispettori avrebbero dovuto essere là prima di un attacco. L'altra cosa che ci lascia estremamente perplessi è stato il richiamare in maniera non corretta la NATO e mettere in dubbio anche la posizione della Lega sull'Alleanza Atlantica. Ricordiamo a tutti che l'Alleanza Atlantica è un'alleanza difensiva, che nessun ruolo ha svolto nella crisi siriana e che quando la NATO, su mandato ONU, svolge missioni di polizia internazionale o missioni di pace internazionale, esiste il mandato ONU. Qua il mandato ONU non c'era. Stiamo parlando di una iniziativa di tre nostri alleati, certamente nostri alleati, che però hanno unilateralmente deciso di intervenire in Siria. E qui non mettiamo in discussione l'uso delle armi chimiche. Noi condanniamo sempre e comunque l'utilizzo delle armi chimiche, chiunque ne faccia utilizzo. È indegno che siano utilizzate armi chimiche su qualsiasi scenario. Ricordiamo anche che 3 anni fa gli ispettori dell'OPAC ci avevano detto che la Siria era libera da armi chimiche. Questo ci avevano detto gli ispettori dell'OPAC. E ricordiamo che una nave venne, ci fu la discussione in quest'Aula, per arrivare a Gioia Tauro e trasferire dalle navi che avevano preso il materiale chimico e portarlo nei luoghi per neutralizzarlo. Questo è il vero scenario dove siamo. E se concordiamo con la cautela del governo sulla posizione, non possiamo però non evidenziare grosse contraddizioni. L'assenza totale dell'Unione Europea. Chiamiamo sempre l'Europa, è stato completamente assente, non si è sentita una sola voce sull'Europa, niente, il nulla. E ci saremmo aspettati che il nostro Paese, seppure in un momento in cui il governo non è nella pienezza delle sue funzioni, potesse svolgere quel ruolo di mediazione che invece noi rivendichiamo con forza. E sulla Russia? Il suo termine di sfidare la Russia non ci pare corretto. Noi vogliamo far sì che la Russia collabori su tutti i dossier internazionali, sulle grandi questioni, sulla lotta al terrorismo, sull'immigrazione, sui grandi processi di pace. Questo è il ruolo che l'Italia deve svolgere. L'Italia deve avere un governo, una politica estera assertiva, deve far sentire la propria voce in tutti i contesti bilaterali e multilaterali. Questo non ha fatto in questi anni, questo non è avvenuto. Abbiamo gli strumenti per ingaggiare i russi. Siamo anche presidenti di turno dell'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, che lei ben conosce, Ministro, Presidente del Consiglio. E noi vogliamo essere molto chiari. La Russia è un partner. Consideriamo parte della storia dell'Europa. Lo ricordiamo, basta vedere dal congresso di Vienna alle 2 guerre mondiali. La Russia è parte della nostra storia. È inaccettabile che una parte delle opinioni pubbliche, penso in particolare alla Gran Bretagna o agli Stati Uniti, si torni a concetti di russofobia che erano caratteristici dell'Ottocento e del grande gioco che avveniva in Asia tra l'impero britannico e l'impero russo. La storia è andata avanti. La Russia è parte di questo, il che non vuol dire che se noi dovessimo essere chiamati a una scelta di campo non saremmo fedeli alla nostra alleanza atlantica,
dove siamo e vogliamo essere attivi. Ma in Siria non si è parlato di NATO. Quindi sgombriamo il campo da questa questione NATO, che non c'è. Noi siamo leali ai nostri alleati, ma quando i nostri alleati sbagliano, vogliamo dirlo con forza, non sono bombe che possono portare la pace in Siria. Non lo sono state nel 2011, quando abbiamo scatenato le primavere arabe, non lo sono state in Libia successivamente, quando è caduto Gheddafi, non sono mai portatrici di pace le bombe. Questo dobbiamo averlo tutti ben chiaro e tenerlo tutti bene in mente. E allora io richiamo il governo a continuare nello sforzo diplomatico, a incrementarlo, a far valere in tutti i fora bilaterali e multilaterali, e noi come Lega facciamo la nostra parte, utilizzando quel poco che abbiamo, ancora per poco, la nostra diplomazia parlamentare, per costruire fiducia tra le parti e far sì che la soluzione in Siria sia una soluzione diplomatica. Richiamiamo, in un momento così difficile, tutti a una grande, grande cautela. Ha facoltà di parlare il deputato Piero Fassino. Grazie.